Vittoria esterne dei Casali Bresilani al cospetto del Real Catanzaro, un 4-1 che è maturato nel finale di gara quando ancora la partita era in bilico. Stiamo parlando del girone B di prima categoria, siamo con il capitano Antonio Mancuso. Probabilmente a un certo punto speravate anche di raggiungere questo pareggio che, diciamo, fino alla 40esima del secondo tempo forse potreste anche aver meritato. Sì, diciamo che il pareggio forse per come si era messa la partita era giusto. Un rigore non dato al finale del primo tempo, forse lì sull'1-1 potevamo dire la nostra, dopodiché è cambiata la partita. Cioè vi siete fatti un po' prendere dall'ansia di poter recuperare, non avete badato a quei due giocatori che erano in attacco per la squadra avversaria? Sì, sicuramente ormai la classifica è questa, sarà dura, ti porta insomma ansia perché appunto si pensa a pareggiare la partita, a recuperare, però poi diventa difficile, diventa tutto in salita. Anche perché in questo girone voi avete un Cremisse e un Ciro che rischia addirittura di allontanarsi perché sta abdicando ad alcune partite e quindi bisogna lottare terz'ultimo e quart'ultimo posto. Certo, bisogna avvicinarsi il più possibile a queste squadre che hanno difficoltà. Non bisogna mollare fino alla fine, fino a quando la matematica non ci condanna. Oggi era la sagra dei Mercurio in campo, ma la cosa che io ho notato e ho anche ripreso, mi è piaciuto farlo, che addirittura in campo è entrato tuo figlio. Sì, sì, già da un po' di tempo che giochiamo insieme, sono molto contento di questo, è una cosa che non ti aspetti, però è vero, siamo tre fratelli e un figlio e quindi contentissimo di questo.